Oggi parliamo di una mostra che ho molto amato, Luigi Russolo, Il rumore e il silenzio. Una mostra importante, perché è una mostra che racconta la storia di uno dei firmatari del Manifesto Futurista, uno degli esponenti del movimento futurista, un artista straordinario, un artista poliedrico, forse ancora in parte da riscoprire. Perché Luigi Russolo non fu soltanto un pittore, ma fu anche e soprattutto un grandissimo musicista, sovvertitore dei codici musicali, dell'Europa del Novecento, secondo alcuni il fondatore della musica elettronica. La mostra era stata realizzata in collaborazione con l'Archivio Luigi Russolo, nella persona di Salvatore Marsiglione, il vicepresidente, e in collaborazione con il MART di Rovereto e il professor Pietro Verardo, che ci aveva prestato gli intonarumori, o meglio, le repliche di questi incredibili visionari strumenti di Luigi Russolo. Alle pareti c'erano opere che rivelavano l'aspetto più simbolista della produzione dell'artista, splendidi disegni, stampe e oli che raccontavano il versante più distante dal futurismo, ma anche quello più forse rappresentativo della vera identità del visionario Luigi Russolo. Russolo aveva alternato nella sua produzione momenti di più evidente adesione all'avanguardia futurista a momenti di riflessione molto personali, che lo spingevano spesso verso il trascendente, l'onirico, l'universo del simbolismo. Nell'esposizione si coglieva la poliedricità e la molteplicità di sguardi di questo artista straordinario e il fatto che la mostra fosse accompagnata da numerosi eventi collaterali che ne approfondivano in qualche modo il racconto ha reso il tutto ancor più interessante.